Venom The Last Dance è un film terribile sotto ogni singolo punto di vista. Buongiorno a tutti e benvenuti anche oggi in questo nuovissimo appuntamento qui sul canale di Simone Reddo. Come avete potuto capire, parliamo di Venom The Last Dance, un film che vi posso garantire essere terribile. Nella prima parte del video non dirò nulla di spoileroso, quindi state tranquilli, se volete sapere com'è in generale questo film, rimanete con me fin quando non apparirà qui sopra un allerta spoiler. Prima di incominciare però, iscriviti al canale, attiva la campanellina e lascia un like, che mi dai una grandissima mano in questo modo. Ora, Venom The Last Dance, cosa dire in sostanza? Che è un film terribile, un film sconclusionato, un film che non ha senso e soprattutto che ogni singola cosa che viene fatta vedere sul grande schermo è... I precedenti Venom erano carini perché avevano comunque una parte comica che effettivamente facevano rendere la visione carina. Erano brutti, sì, ma facevano quasi il giro da diventare piacevoli. Io, per esempio, ho un bellissimo ricordo di Venom 2 e quindi non mi aspettavo di vedere una cosa del genere, perché ogni cosa che vediamo dall'inizio alla fine del film è veramente terribile, terrificante e soprattutto noiosissimo. Fate conto che a metà del primo tempo io volevo alzarmi e uscire dalla sala, perché vi giuro non ce la facevo. Era troppo noioso. Se vogliamo comunque vedere del buono in questo film, hanno introdotto una storia interessante da un certo punto di vista. Peccato che l'hanno sviluppata talmente male che davvero è troppo noiosa. Io non ce la facevo più. Vi giuro che arrivare alla fine è stato un qualcosa di terribile. Secondo me, ad oggi, andare a vedere Venom The Last Dance è uno spreco di soldi. Ve lo dico proprio sinceramente. Io non ci spenderei più neanche un euro. Ve li consiglio di aspettare che esca magari su Netflix o altre piattaforme per poi andarlo a recuperare. Riassumendo, Venom 3 è un film terribilmente brutto e noioso. Ora metto le mani avanti, inizia la parte spoiler del video, quindi se per caso non hai ancora visto Venom 3 e ti interessa vederlo, per favore stoppa qui il video e vieni a recuperarlo una volta che l'avrai visto, magari anche tra un anno. Io aspetterò e poi ne parliamo qui sotto nei commenti. Da ora in poi è spoiler, giuro. Knull non doveva essere all'interno di questo film. Secondo me la trama di questo scempio è così veramente brutta e noiosa proprio perché hanno voluto renderla più complicata del previsto. Se avessero lasciato Knull fuori da questa storia e magari avessero fatto qualcosa di più fanservice aggiungendo uno Spider-Man magari a New York, sarebbe stato davvero molto più divertente. Dico questo perché tutto quanto il film gira sul discorso del Codex, ovvero questa firma genetica che Eddie e Venom hanno sviluppato durante il primo film, quando Eddie stava per morire, quando l'hanno infilzato e Venom gli ha salvato la vita. È vero, nei fumetti il codex è un po' diverso come concetto, però diciamo che me lo accollo per il film. Però non puoi farmi questa manfrina del codex se poi tutto quanto si risolve in 0-2 secondi e soprattutto se i personaggi principali fanno di tutto per farsi trovare dagli antagonisti. Cioè, è incredibile, Venom dice a Eddie: non dobbiamo diventare Venom se non ci sgama la bestia che ha mandato Knull per prendere questa roba. Dopo un attimo, il simbionte diventa Venom con Eddie per ballare con la signora Chen. Ma che cosa stai dicendo? Scusa? Così, d'amblè? Per nulla? No, no, vi giuro, sono cose buttate lì. Poi, per carità, ci sta che abbiano voluto fare che Eddie ricercato dopo quello che è successo in Venom 2, che debba lottare sia contro Knull che contro il governo degli Stati Uniti. Però è veramente troppo forzato anche il fatto di come la bestia arriva all'Area 52, questa nuova base operativa per gli esperimenti sugli alieni, che poi sono solo simbionti e che poi sfocia in questa guerra finale che Venom risolve assorbendo queste bestie che lo stanno cercando e buttandoli sotto l'acido. No, non l'accetto, giuro che non l'accetto. È stupido, anche raccontandolo è stupida come cosa. Avrebbero dovuto introdurre Knull in un altro modo, fare una storia davvero diversa, molto più easy, secondo me molto più terra terra, non introducendo il multiverso, non introducendo quest'essere veramente troppo forte, che poi magari l'hanno fatto perché vogliono attaccarsi a Spider-Man 4,
va bene, ma secondo me l'hanno fatto male. Inoltre poi in questo film Tom Hardy sembra sempre di più in crisi d'astinenza. Se nei precedenti film riusciva a mantenere Venom ma comunque delle difficoltà all'interno del suo corpo, in questo film sembra veramente più fatto che fatto non si può. Ora capisco che 20 milioni di dollari sono una bella cifra da incassare per un film del genere, quindi anche io avrei fatto il finto tossico, però si poteva fare in un altro modo, Eddie Brock, ecco. Quindi sì, questo film è aberrante sotto ogni singolo punto di vista, non c'è nulla che mi abbia divertito, e addirittura il fanservice di Knull che introducono all'interno del film non serve a niente, è proprio così, lanciato giusto per farlo vedere, le post credit che sono stupide, non so neanche se si ricollegheranno mai a Spider-Man 4 dopo questo flop totale, ma vedremo. Io continuo a pensare che questo film sia uno spreco di soldi andarlo a vedere, quindi per favore aspettate che esca su Netflix per vedere questo film. Detto questo, io spero che questa recensione vi sia piaciuta, è stata un pochettino più sfogo rispetto a altre recensioni, perché vi giuro è stata veramente una visione terribile, almeno per me. Detto questo, io vi ringrazio di essere stati con me, ci sentiamo qui sotto nei commenti, ci scambiamo qualche opinione inerente a questo film, e vi ricordo che ogni giorno alle ore 20 più o meno esce un nuovo episodio di Curiosità in Pillole negli Shorts, quindi mi raccomando rimanete aggiornati iscrivendovi al canale e attivando la campanellina. Detto questo vi saluto, vi ringrazio di essere stati con me e ci rivediamo alla prossima. Ciao! E tra poco arriva un video davvero incredibile.